Prego, senatrice Nugno, se non ha parlato, allora... una delle poche che non ha parlato, prego, senatrice. Va bene. Ringrazio Presidente. Io volevo dire che in quest'Aula, cioè io sostengo questo emendamento così come ho sostenuto i precedenti, e questi emendamenti stanno proprio a testimonianza del fatto che queste opposizioni stanno facendo delle proposte. Qui c'è molta demagogia e mistificazione. Ho sentito la collega Lomoro dire che è stato forse fatto un errore in commissione a dare tanto ascolto alle minoranze e non dare voce alla maggioranza, però qui si fa un errore grave perché si confonde ascolto con la mera funzione dell'apparato uditivo, che è quella di sentire senza ascoltare, perché quello che il collega Morra ha detto, noi siamo venuti in quest'Aula con i nodi irrisolti della Commissione e si vedono tutti. Allora Presidente, qui mi rivolgo anche a lei, quando si leggono tanti emendamenti e si crede che sia una mera opera di ostruzionismo, bisognerebbe fermarsi a ragionare sul fatto che le opposizioni stanno cercando un dialogo, stanno cercando di portare una differenziazione, che invece il braccio di ferro del governo non vuole assolutamente ascoltare, e questo è derivato chiarissimamente dalle parole della ministra. Allora noi stiamo vedendo che il nodo principale, almeno in questi primi articoli, sta nella faccenda del Senato, che qui nessuno si ostina a voler vedere in maniera, come dire, non riformabile, perché benché molti siano partiti, come anch'io ho già dichiarato, da una visione anche un po' come dire, romantica di un bicameralismo perfetto, si stanno con questi emendamenti alla mano mettendo chiaramente in discussione dei punti fondamentali, perché è vero che il Senato è elettivo, per quanto differenziato nelle sue funzioni, assolutamente elettivo, o il Senato è un Senato delle territorialità e si occupa soltanto delle territorialità, o il Senato non è, perché se una cosa deve essere sbagliata è meglio che non sia. E quindi io non credo che questa opposizione, queste opposizioni stiano facendo ostruzionismo, ma stanno cercando un punto di confronto con un muro di gomma, con una ostilità, con un pugno di ferro che viene dall'altra parte. Il fatto stesso che noi siamo qui in queste aule e nella commissione a discutere sul provvedimento che ci è arrivato e su quello stiamo facendo delle modifiche, vuol dire che noi tutti siamo aperti al dialogo, e questa massa è solo un urlo che viene per farci ascoltare, far fermare questa macchina che comunque deve andare avanti a qualunque costo, per portare a casa, come è stato detto, una riforma, come fosse un puntiglio. Ma altri, molto più illustri di me, di cui non voglio dire il nome per non portarli, diciamo, dalla mia parte senza il loro consenso, hanno detto che quando si fanno riforme costituzionali bisogna pensare non al contingente, ma bisogna guardare al futuro, perché noi queste riforme le dovremo fare per i nostri figli e non per il nostro tornaconto. E allora, per fare una riforma costituzionale ci vuole il consenso, ma in quest'Aula manca la cultura del consenso e del governare, dell'equilibrio delle parti, perché ascoltare non è meramente sentire, non è dare dei tempi, dei minuti contingentati per far sfogare un'opposizione e dire vi ho dato la parola, basta, vi ho dato ascolto. Quello non è ascolto. L'ascolto significa trovare punti di contatto, di dialogo, e noi con questi emendamenti ve li abbiamo dati. Voi non ci avete ascoltato mai e su niente. Questa è l'unica verità. Grazie. Grazie.